Ciao a tutti amici di BCTV, ci siamo settima e ultima tappa del Giro d'Italia Under 23 Enel, la giornata decisiva, partenza da Francavilla al Mare e arrivo a Campo Imperatore. Arrivo in salita dopo ben 37 km di salita, oltre 2000 metri di dislivello, una giornata davvero decisiva ormai quest'ultima per il Giro d'Italia degli Under 23. In maglia rosa sempre il russo Pavel Sivakov della BMC, che finora si è dimostrato padrone della corsa. Vedremo oggi se riuscirà ancora a difendere il suo primato e vincere quindi la manifestazione. Un quartetto di avversari sicuramente agguerrito che proverà ad attaccarlo, a partire dagli australiani della Mitchelton Scott, Hidley e Hamilton, poi c'è anche il britannico Scott Davis e l'ucraino del team Kolpak Mark Padun, tutti racchiusi in soli 45 secondi che con questa salita finale potrebbero essere davvero poca cosa. Vedremo come andrà a finire, intanto io vi mostro una panoramica davvero molto bella di questo luogo, località di partenza Francavilla Mare. Siamo proprio su una passerella sul mare per il foglio firma, qualche foto che vi racconterà quello che è successo nella tappa di oggi e poi andremo proprio a raccontare il finale di questo Giro d'Italia Enel 2017. La salita di Campo Imperatore ha dato il suo verdetto, il vincitore del Giro d'Italia Enel 2017 è il russo Pavel Sivakov della BMC Development Team, che dopo aver mantenuto la maglia rosa per tutti questi ultimi giorni del Giro d'Italia Under 23 si è confermato anche qui a Campo Imperatore vincitore della corsa. Traguardo di Campo Imperatore che per la vittoria di tappa ha fatto registrare una doppietta australiana. Vincitore Jay Hidley della Mitchelton Scott e dietro di lui il compagno di squadra Hamilton, Lucas Hamilton, che erano rispettivamente terzo e secondo in classifica generale. Ma Sivakov è arrivato proprio appena dietro, pochi secondi più dietro, in terza posizione, difendendo così il suo primato e festeggiando questa bellissima vittoria nel Giro d'Italia Under 23, nel un Giro d'Italia per dilettanti che è tornato quest'anno, una bellissima edizione delle tappe davvero avvincenti, dei grandi protagonisti, dei giovani di sicuro avvenire di cui sentiremo parlare in futuro. Va un complimento all'organizzazione perché non era facile mettere in cantiere una manifestazione del genere, direi che possiamo promuovere a pieni voti quello che sono riusciti a fare gli organizzatori, in primis Marco Selleri e tutto il suo staff. Bravissimi gli atleti, le squadre, perché ci hanno regalato delle tappe molto belle e avvincenti, e un vincitore, Pavel Sivakov, che ha sicuramente meritato la vittoria, ha dimostrato in questi giorni di essere un corridore forte e con anche della classe. Ringraziandovi per l'attenzione che ci avete dato in questi giorni, io vi do appuntamento sul sito www.bctv.it per tutti i dettagli della tappa di questo giro con le classifiche e il racconto della giornata, e lasciandovi vi lascio alle parole e alle emozioni di Pavel Sivakov, vincitore del Giro d'Italia Under 23 Enel 2017. Ciao da Giorgio Torre qui da Campo Imperatore. E vince la settima tappa Francavilla al Mare, Campo Imperatore, cima Pantani, Jay Hidley, atleta australiano della Mitchelton Scott. L'applauso di Campo Imperatore per l'australiano Jay Hidley. Va a prendersi la maglia rosa Enel Uomo BSC, l'applauso per Pavel Sivakov! Arrivano le medaglie per i primi tre corridori classificati, medaglia
You don't see, so yeah, so happy. Yeah, just a few seconds, but doesn't matter. I win, and yeah, that's it. That was really tough, especially the last K. I was just suffering to stay in the wheel, but I made it.